Laura Freddi, la verità sul tradimento di Bossari, non rilascio commenti su Daniele dal 2001. Laura Freddi e l'intervista sul tradimento di Bossari, la showgirl non ha rilasciato commenti su Daniele dal 2001. La notizia è uscita ieri e subito ha fatto il giro del web, rimbalzando un po' ovunque. Laura Freddi ha rilasciato un'intervista al noto settimanale di Più, dichiarando di aver avuto un flirt con Daniele Bossari e di essere stata tradita da quest'ultimo. Parliamo di molti anni fa, più precisamente del 1999, quando lui aveva 25 primavere e lei 27. Così molti si sono chiesti perché la cantante romana abbia deciso di rilasciare questo intervento proprio ora. Naturalmente subito si è pensato allo sfruttamento della visibilità riflessa del vincitore del Grande Fratello VIP. Ma le cose non stanno così. Infatti, come hanno sottolineato in un lungo post su Instagram la stessa Freddi e il suo staff social, l'intervista risale a ben 16 anni fa, ossia al 2001. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Bossari e il tradimento a Laura Freddi, la verità sull'intervista della showgirl. In merito ai commenti fatti ingiustamente sull'articolo pubblicato dal settimanale di Più esordisce il post apparso sul profilo ufficiale di Instagram di Laura Freddi. Vogliamo segnalare che si tratta di dichiarazioni rilasciate tantissimi anni fa. Laura Freddi non ha rilasciato negli ultimi anni nessuna altra dichiarazione in merito a Daniele Bossari. L'intervista risale al 2001, esattamente 16 anni fa. Staff. Dunque nonché smentita del tradimento da parte della showgirl, ma nonché neppure la brama di visibilità che alcuni le hanno imputato, risalendo l'intervista al 2001. L'intervista del 2001 di Laura Freddi, il flirt con Daniele. Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso, narrava la Freddi 16 anni fa. Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l'altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Ma le cose non andarono per il verso giusto, mi ha tradito ferendo la mia fiducia. E poi, quando ho scoperto chi era veramente e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Laura raccontava di essere turbata. Uno stato d'animo che le fece prendere la decisione in un solo pomeriggio di traslocare e non sentire più Daniele. Ma si parla di un'intervista di 16 anni fa. È bene ricordarlo.